Do la parola a Luca Valtorti che presenterà i suoi ospiti. Benissimo, benvenuti a tutti, grazie di essere qui. Invito sul palco i nostri ospiti. Sono Luca Raffaelli, che è decano del fumetto italiano, lavora per la Repubblica. Tono pettinato, non previsto, come non ce l'ho, anzi, o forse arriverà, non lo sappiamo, prendo il trono, Giacomo Bevilacqua, Taddei Angelini, la premiata ditta. Allora, siamo qui per parlare del futuro del fumetto italiano, quindi non è a caso che abbiamo invitato questi artisti, naturalmente ce n'erano altri che avremmo voluto invitare, ma ovviamente non possiamo invitare tutto il fumetto italiano su un palco, però abbiamo scelto degli artisti che secondo noi in questo momento stanno facendo delle cose importanti, degli artisti che noi come Repubblica e come Repubblica XL teniamo d'occhio da tempo. Alcuni come Tuono Pettinato hanno proprio partecipato a XL fin dalla prima ora con strisce, interventi vari sulle nostre pagine, altri hanno vinto il premio XL e Giacomo Bevilacqua invece è la persona a cui noi stiamo attenti in questo momento, perché in realtà lo seguiamo da molto tempo, però crediamo che con il suo ultimo graphic novel abbia fatto un grande passo ulteriore verso un mondo che è quello, diciamo, è brutto usare il termine graphic novel, però oggettivamente il suo è a tutti gli effetti un graphic novel che ha un sapore molto particolare, un sapore internazionale, oserei dire, non soltanto perché è ambientato effettivamente a New York, ma proprio perché per la modalità di scrittura ha quel tipo di caratteristiche. Ora, noi siamo in questo posto, Lucca Comics, che è un posto in cui è stata fatta la storia del fumetto italiano. Siamo in questo posto, non ci siamo appunto casualmente, cioè siamo qui perché vorremmo che questo posto, da questo posto potesse venire proprio l'indicazione di una serie di nuove tendenze del fumetto, ma anche che da qui potesse partire un dibattito sul fumetto italiano, che secondo noi non ha spazio sufficiente, non viene tratta paradossalmente, no? Sappiamo tutti che i festival, Lucca nasce come un festival di fumetto, ma naturalmente con gli anni è diventato molto altro. A Roma Luca Raffaelli ha fondato un festival che si chiama Romix, che nasceva sul fumetto, parlando del fumetto, ed è diventato a poco qualcos'altro. Nel caso di Omix è proprio diventata una cosa completamente diversa, una cosa dedicata praticamente quasi esclusivamente a cosplay e poco altro sostanzialmente. Alla Folchetti, sì. È vero, c'è anche tantissimo junk C'era pure il toro meccanico. food. Ecco, quindi se da un lato queste manifestazioni stanno diventando sempre più popolari, e lo vediamo anche in questi giorni a Lucca, che ha battuto tutti i record di presenze, dall'altra forse stanno anche un po' smarrendo quella che è la parte da cui sono iniziati. Dopodiché nessuno di noi vuole tornare ai tempi in cui c'era soltanto la bancarella, ci mancherebbe altro, i tempi cambiano e va benissimo che ci sia un'apertura, anche perché questo garantisce una maggiore attenzione dai media più grandi, eccetera. Però non bisogna dimenticare quello che era la radice, quello da cui tutto è partito e quello da cui tutto sommato comunque ancora si trae linfa, perché per fortuna in questi giorni, anche attraverso un ospite come Frank Miller, abbiamo visto che per esempio negli Stati Uniti si parte dal fumetto e si arriva poi a fare
cose in vari campi, in primis quello del cinema, che è un campo ovviamente molto redditizio. E però nel caso di Miller, per fortuna, si è riusciti a mantenere anche un certo livello di qualità al cinema, perché i film di Nolan sicuramente hanno qualità, insomma, non sono semplicemente film fatti per fare cassetta, mantengono anzi proprio un po' l'impianto che del nuovo Batman, della nuova trattazione in merito ai supereroi che Miller gli aveva dato in origine. Allora vorrei partire proprio da Luca Raffaelli, che come ho ripetuto in tante occasioni questi giorni di questo festival è un po' la memoria storica, perché nonostante la giovane età era presente dalle primissime edizioni. E proprio oggi parlavamo del fatto che però Lucca una volta era un luogo dove veramente si facevano convegni, c'erano studi, lotte, dibattiti, eccetera, eccetera. Quindi gli chiederei di raccontarci brevemente com'era quel mondo e così, perché secondo lui invece le cose stanno cambiando e che cosa possiamo fare per cercare di riportare l'attenzione sul cuore. Poi so che naturalmente gli altri hanno tutta una serie anche di cose da dire sul mondo del fumetto, però vorrei fare una cosa cronologica, quindi partiamo da Luca. Dal vecchio. Grazie mille. Sì, no, penso che possa essere interessante questo fatto. Per arrivare a capire un pochino quello che è che sarà il futuro, capire il percorso che c'è stato. E davvero il percorso che c'è stato dalla vecchia Lucca alla Lucca di questi tempi è piuttosto interessante. Non ci sarebbe mai stato tanti anni fa un festival in cui gli autori sono protagonisti tanto quanto i personaggi. Questa è la cosa, diciamo, fondamentale. Sì, è vero, nella vecchia Lucca poi gli autori erano presenti, non è che non erano presenti, erano premiati. Veniva al CAP in quanto creatore di Lil Abner, un personaggio che forse molti di voi non conoscono, qualcuno sì, ma insomma fa parte proprio della storia del fumetto. Ma riguardo gli autori italiani, per esempio, se uno chiedeva chi fosse mai Galleppini, chi fosse mai Bonelli, cioè quello di Tex, c'erano i personaggi che erano padroni dal punto di vista della popolarità. Gli autori erano davvero delle persone nascoste dietro i personaggi. Faccio un altro esempio che è forse il più eclatante. Quando a Lucca qui venne premiato Alberto Breccia, e Alberto Breccia è davvero uno dei padri del fumetto di qualità, ricevette al Teatro del Giglio non era neanche premiato, ricevette il diploma di partecipazione, che a differenza di come si fa oggi, che viene dato con tutti gli autori sul palco, si chiamavano gli autori sul palco, e quindi c'era il tempo, quando si chiamava Alberto Breccia si alzava ed è partito un applauso che non potete immaginare, cioè quegli applausi che si fanno nei festival del cinema, dicono 15 minuti di applausi. E Alberto Breccia, che non era mai stato a un festival così grande, perché a quel tempo Lucca era il più grande festival al mondo, Angoulême ha copiato Lucca, e purtroppo lo Stato francese e la regione di Angoulême hanno sfruttato molto meglio il successo di quel festival di come abbia fatto, ahimè, la regione toscana e lo Stato italiano, dando finanziamenti, promuovendo scuole sul territorio, promuovendo studi d'animazione, tutte cose che in Italia purtroppo qui a Lucca non esiste un centro di documentazione, non esiste un centro studi, il museo è stato chiuso e verrà riaperto, speriamo per bene, ma insomma, vabbè, questa è un'altra faccenda. Insomma, Alberto Breccia venne accolto da un applauso pazzesco.
che lui non si aspettava e che è durato realmente 10 minuti. Cioè, visto il pubblico, che il personaggio che stava lì, questo Alberto Breccia, che il pubblico amava follemente, non si aspettava questo applauso, ha cominciato a guardarsi intorno, proprio non ci credeva, ci stava applaudendo me. E perché? Perché l'autore di fumetti era un personaggio nascosto che viveva nel suo studio, poi pubblicava, l'editore gli dava dei soldi, difficilmente riceveva diritti d'autore. E ecco, adesso per fortuna tutto questo è cambiato. Io ricordo che addirittura il 6 novembre del 1982 io ho organizzato per la prima volta qui il primo incontro degli autori del fumetto italiano sul tema dei diritti d'autore e dei rapporti con gli editori. E era la prima volta che gli autori di fumetti italiani si incontravano per parlare dei loro problemi professionali. E ecco, dal 1982 ad oggi è stata fatta tanta, cioè adesso davvero non esiste un autore che possa così tanto meravigliarsi di un applauso, forse sì, ma insomma in forma completamente diversa. E per fortuna non solo gli autori di fumetti sono venuti fuori, partecipano alle tavole rotonde come fosse una cosa normale, ma appunto hanno un successo personale, sanno stare davanti alle telecamere, sanno essere personaggi pubblici. Era una cosa che appunto 30 anni fa era assolutamente, 40 anni fa neanche venivano pubblicati i nomi degli autori sulle riviste a fumetti, a meno che non fosse Linus, il mago, le riviste d'autore. Quindi abbiamo vissuto in questi 40 anni davvero una crescita del fumetto, che è normale rispetto alle altre arti, no? Rispetto al romanzo, rispetto al cinema, tutto questo sarebbe stato normale. La verità è che il fumetto era indietro, e non è un caso che quando Repubblica ha fatto i classici del fumetto raramente appariva il nome dell'autore come titolo, ma c'erano i personaggi. Perché il fumetto ancora si deve liberare da certe catene, ma insomma mi pare che adesso l'abbia fatto. E che cosa adesso può succedere? Sicuramente quello che sta succedendo e che è molto positivo è che non solo l'autore di fumetti è uscito dall'anonimato, ma è uscito anche da una sorta di gelosia creativa. Cioè si stanno creando gruppi di lavoro, si sono già creati. Repubblica XL è stato un esempio, il Forte Prenestino è un altro esempio, i Super Amici sono un altro esempio ancora. Cioè, davvero secondo me l'unione fa la forza. Ci sono molti autori di fumetti che si raccolgono in studi, che non lavorano da soli e che creano delle collaborazioni secondo me molto proficue. Stiamo entrando in una epoca in cui i grandi editori, da Einaudi a Feltrinelli, si accorgono che i fumettisti fanno vendere. Insomma, partiamo da qua e sentiamo che cosa sarà il futuro. Infatti cominciamo con due autori, Marco Taddei e Simone Angelini, che hanno realizzato questo lavoro pazzesco, si intitola Nubi, sono più di 300 pagine, che è stata veramente una sorpresa, perché è arrivata così. No, naturalmente loro prima hanno fatto delle altre cose, storie brevi e Senza pietà, che già poteva darci un indirizzo su quello che sarebbe stato poi a Nubi. Però era veramente da tanto tempo che non vedevamo un affresco così potente della realtà quotidiana e al tempo stesso così visionario, due cose mescolate insieme. Ecco,
io gli, siccome ci siamo incontrati sempre in questo stesso spazio per parlare di Andrea Pazienza, chiedevo loro se riescono a vivere con quello che fanno, con il fumetto, eccetera, e naturalmente la risposta è no. Per cui volevo chiedere a loro come hanno iniziato, quanto appunto è stato importante a Nubi comunque, e che cosa sta succedendo, che cosa intorno a loro, cosa, perché qualcosa comunque è successo, lo possiamo già dire, perché ieri Panini ha presentato un nuovo progetto e mi sembra di capire che loro siano stati chiamati a partecipare. Quindi vi passo la parola. Sì, siamo stati chiamati da Panini, quindi diciamo la parte alimentare è coperta. Abbiamo belle scorte di sandwich a casa. E, sì, con Anubi siamo riusciti un po' a farci conoscere fondamentalmente. Ed è stato un lavoro che ha buttato fuori un po' tutto il nostro percorso, che è iniziato con quei due volumi di storie brevi, con collaborazioni nate su fanzine, su autoproduzioni, e avevamo qualcosa da dire fondamentalmente, e senza farci fare troppi calcoli, troppi problemi, abbiamo fatto questo libro che voleva essere anche un piccolo segnale per far vedere, insomma, che si può far fumetto anche senza il bel disegno, principalmente con una storia solida dietro, e che disegno e storia spesso, se si è in due autori, devono raggiungere una forma armoniosa in qualche modo. Non si può raccontare una storia a fumetti da un lato con lo sceneggiatore che va per la sua strada e il disegnatore che gli affianca delle illustrazioni. Deve essere un'amalgama fra i due autori, cosa che noi non sappiamo come abbiamo raggiunto, ma ci è voluto del tempo, lavorando su altri progetti precedenti. Ecco, quanto tempo ci avete messo per fare Anubi? Per Anubi sono stati circa 3 anni, però intervallati dal secondo Storie Brevi, che ci è stato chiesto dall'editore di allora. Quindi abbiamo stoppato il progetto di Anubi, abbiamo lavorato su altre storie e poi abbiamo ripreso Anubi. Però all'incirca siamo in 3 anni. Ecco, in 3 anni voi facevate altri lavori, cioè Anubi è un progetto... In 3 anni abbiamo fatto tantissimi lavori, ma li facciamo tuttora perché non si riesce a vivere di fumetto, fondamentalmente. E forse questo è proprio un nodo fondamentale per il futuro del fumetto. Cioè, se non c'è un minimo di tutela anche per chi esordisce, per chi si addentra in questo mestiere o vuole farlo diventare un mestiere, si devono trovare dei modi per poter permettere agli autori di andare avanti senza problemi, a meno che non si ha alle spalle, che so, del denaro sotto un masso da qualche parte. Si trova sempre una soluzione, un'alternativa per affiancare le due cose. Quindi un lavoro che ti permette di vivere e un lavoro che ti dia soddisfazione e la possibilità di esprimerti. Però io credo, intanto appunto c'è il mondo dell'autoproduzione che non è mai stato in realtà così grande da un certo punto di vista. Poi magari si può discutere sulla qualità, alcune cose sono di qualità anche molto alta e naturalmente in molti casi non si riesce a coniugare quel tipo di diciamo che Zero Calcare è stato un po' l'eccezione, no? che perché lui nasce dall'autoproduzione, però ha avuto una forza tale, sappiamo tutti la sua storia, che portava gli scatoloni con le copie della profezia dell'armadillo e a poco è finito esaurito da tutte le parti. Lì c'è una storia che chiaramente poteva essere fruita da un pubblico ampio. Non che lui abbia programmato, perché conoscendolo non è certo questa cosa, però oggettivamente era un tipo di storia che poteva arrivare a un pubblico di massa, infatti è arrivata. E la vostra storia, naturalmente, pur essendo una storia molto più forte e che quindi
molto più difficilmente può arrivare a un pubblico di massa, è comunque in realtà arrivata. È arrivata a un pubblico che il fumetto lo legge veramente, al pubblico più attento. Tant'è che appunto tutti quanti hanno parlato di Anubi come del graphic novel dello scorso anno. Quindi forse questa possibilità in realtà c'è, tutto sommato, no? Adesso siamo qui a parlare, Panini vi ha chiamato appunto. Certo, è proprio questo che mi sembra angosciante, perché abbiamo lavorato bene, francamente molti dal 2012 lavoriamo, scusate la voce, ma sono praticamente afono, esatto, e ecco perché scrivo. abbiamo lavorato molto dal 2012 e molto duramente, praticamente sempre in coppia, Simone, e tramite questo percorso che è iniziato dalla fanzine, esatto, come accennava anche Simone, siamo arrivati a pubblicare con un piccolo editore romano questa storia per via senza metà, che è andato molto bene, abbastanza bene, tanto però questo piccolo editore ci ha chiesto il seguito, che è appunto altre storie per via senza metà. Nel mentre abbiamo sviluppato il progetto di Anubi, il progetto di Anubi è andato molto bene, è stato accettato da una casa editrice, la Grez, che è una casa editrice molto attenta a fumetti, come possiamo dire, uso le virgolette perché alternativi, non so come dire, un po' più legati magari a una nicchia di mercato, che però comunque cercano sempre di trovare spazio tra i lettori. Infatti Anubi è riuscito a assegnare il record di vendite per la Grez, quindi questo è stato un motivo non tanto di orgoglio ma di soddisfazione nostra personale e anche per i nostri editori, che hanno dovuto spostare la levetta delle vendite un po' più in là. Quindi, sì, tutte le volte tra l'altro che venga un festival a lui è sempre esaurito. Al comico sì, ne ho esaurito. Le copie sono adesso esaurite. Questo è interessante, questo è anche un interessante argomento da aprire, ma magari non so, adesso siamo qui, magari. No, certo, facciamo un primo giro, poi. Esatto. E anche il fatto che spesso l'editoria non riesce in alcuni casi riesce a sopportare l'impatto di un lavoro in maniera un po' più difficoltosa può essere un argomento interessante. Il nostro editore si sforza, spinge tantissimo il nostro fumetto, che però non satura mai la richiesta, rimane sempre qualcuno con la bocca asciutta, insoddisfatto che non ha potuto comprare il volume, meglio, bene, perché magari lo comprerà la prossima volta. Però sappiamo tutti che comprare un fumetto quando una voglia è una cosa e ricordarsi di comprare un fumetto è un'altra cosa, ok? Certo. Anubi quindi diceva è andato, è uscito l'anno scorso, adesso ha fatto il giro di boa qui a Look, siamo strasoddisfatti. Abbiamo un nuovo progetto che adesso è in Panini, una casa editrice completamente differente dalla Grez. Questo poi ne parliamo magari, chiederò a tutti quanti quali sono le cose su cui stanno lavorando. Anubi in Francia, Anubi purtroppo non sa parlare francese, quindi sta cercando degli assistenti sociali per portarlo oltre i confini. In America in realtà. Ah sì? Sì, attualmente 10 tavole originali del libro sono in città a Buenos Aires per una mostra con altri autori, una specie di piccola finestra sul fumetto italiano per insomma introdurre un po' di fumetto in Sud America. E dovrebbe, adesso è un mese di Buenos Aires, poi dovrebbe fare un piccolo giro di altri stati sudamericani. Sì. Beh, quindi insomma l'attenzione c'è. E adesso quantomeno beato lui a Anubi che viaggia per i mondi. Bene, bene. Tono Pettinato, la tua storia, appunto, noi ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo condiviso tante fiere, perché appunto Repubblica XL, che tra l'altro celebra i suoi fumetti proprio in questa Lucca Comics con un mega volume curato da Alberto Corradi con certosina pazienza e che potete trovare da Panini. E anche questo è interessante perché è un editore di massa come Panini che si interessa appunto a Anubi, si interessa al fumetto di XL, che è un tipo di fumetto appunto particolare che è andato a cercare nel tempo, ha fatto scouting in qualche misura. Ecco, per te invece, come,
come hai iniziato e come sei riuscito a pubblicare. Adesso pubblichi per tantissime case, anche qui credo tu sia con un paio di libri. Come è nata per te la... come sei riuscito a vivere, perché tu vivi di fumetto, per cui questa possibilità c'è, cioè, con modestia però. Scegliendo bene i ristoranti, ecco. Sì, no, io ho cominciato intanto con questa fortuna incredibile di essere coinquilino di Ratiger. Ah, un altro super amico, un altro artista che ha lavorato molto per XL anche. Grazie al quale poi ho conosciuto Michael e Mirko, il dottor Pira e Lorenz per creare il gruppo di super amici. E la nostra situazione di partenza è che vedevamo che i fumetti che facevamo noi erano diversi da quelli che andavano nell'epoca in cui li facevamo. Siamo riusciti a trovare un pubblico di sciroccati che ci seguiva in maniera appassionata nel giro dei concerti punk. Anche lì abbiamo visto che i fumetti nelle fumetterie non ci ritenevano e nelle librerie sembravano degli oggetti strani, e invece chi veniva a sentire un concerto punk era più vicino alla nostra sensibilità. Dopo una serie di pubblicazioni, tra cui un cioè per scienziati chiamato Ergo, che insomma ha fatto la felicità di molti scienziati e teenager, abbiamo fatto una pubblicazione chiamata Hobby Comics, che permetteva a ciascuno di noi di fare, di esercitarsi su delle storie brevi in un albo collettivo gestito anche dal punto di vista grafico da noi tutti, insomma. E questo intanto è stata un po' una palestra per poter scrivere poi storie sempre più complesse, più lunghe, e a quello un po' che ci ha preparato a fare le graphic novel, i fumetti che facciamo adesso. E allo stesso tempo, insomma, la cosa che volevamo fare era confezionare un prodotto che fosse nostro in ogni aspetto, e trovare un editore, come poi è stato Silvana Gerzetti di Gerzetic, che ci permetteva di stampare il libro esattamente come l'avevamo inteso noi in fase di autoproduzione. E un po' tutti noi avevamo questo stile a metà tra il cartunesco, tenero e l'apocalittico, e un po' questo mix di bombe atomiche e minigolf, questo era un po' il nostro motto, e direi che sulle pagine di XL ci siamo espressi anche su questo, con questi toni, insomma. Assolutamente, assolutamente. E poi tu appunto adesso pubblichi da case ovunque praticamente, hai pubblicato su Linus, ma hai pubblicato, pubblichi su Izzoli, su varie case editrici. Sì, mi piace anche il fatto di poter gestire linguaggi diversi, poter fare le storie brevissime, quasi barzellette, che escono una volta a settimana, e allo stesso tempo lavorare su libri più organici, più lunghi. E soprattutto una cosa che sto cercando di fare è continuare lavorare per un editore mainstream come Rizzoli, e allo stesso tempo fare delle cose personali e strane, scegliendo di volta in volta qual è il pubblico a cui mi rivolgo. So che ho in cantiere un tot di storie e penso a quali sono adattabili a un pubblico magari meno informato del mondo dei fumetti, come possono essere poi le biografie. Magari questa nicchia che si è creata nel fumetto di realtà è qualcosa che posso praticare rientrando in questo genere, ma mettendoci nei contenuti miei personali. Sì, sì, in effetti anche lo stile è proprio individuabile immediatamente, lo stile tuono. Giacomo Bevilacqua invece è sicuramente uno che di fumetto ci può vivere, perché il suo Panda Piace è una sorta di superstar. Ne stai a fare i conti intanto? Alziamoci tutti in piedi. No, sono ottimista, sto dando un messaggio di speranza per questi giovani intorno a noi. Giovani? Mi stai dando delle scuse, mi sa che siamo coetanei. Quanti ci avete? 18. No, 19, quindi siamo là, insomma, più o meno. Un messaggio di speranza? Ma sì, cioè, nel senso, in realtà, paradossalmente, io Luca mi è testimone, ormai sono 10 anni più o meno,
faccio questo lavoro, ho cominciato con Scorpio e Lancio Story, certo. E quindi ai tempi di John Doe, Detective Dante, quindi ho iniziato lì a 22 anni, 23 anni, e quando ancora l'Eura era, no, una casa di un certo tipo, quindi per carità, non è che ci campavo, comunque ancora vivo con i miei. Però Luca, scusa, faccio questa brevissima parentesi, Luca storico, scrittore, collaboratore di Lancio Story, la tua rubrica è la più vecchia della storia del mondo. Del mondo, sì. Sì, sì. Ma infatti a me mi presentarono prima Luca e poi il direttore della... No, sì, quindi diciamo io sono stato da questo punto di vista molto fortunato anche a conoscere Lorenzo Bartoli, che è stato poi insomma quello che mi ha introdotto al mondo del fumetto e mi ha preso sotto la sua ala protettiva. Quindi ho iniziato da lì, poi dopo diciamo nel 2008, quindi già dopo quattro anni che facevo già quel lavoro, ho creato Panda, e quello è stato un po' il propulsore che mi ha dato un po' più di visibilità, ecco. E poi dopo quello c'è stato Metamorphosis, quindi insomma il mio primo approccio al fumetto d'autore, cioè, scritto e disegnato da me, e da lì in poi, c'è stato, no, da dire, Mauro mi ha voluto prima in Bonelli, ma io, Mauro Marchesetti, certo. Ma io gli ho detto non sono pronto, e quindi ho fatto un lavoro per Panini, e mentre facevo il lavoro per Panini ho studiato tutta una serie di cose, tipo sai, le cose che, cioè tutto quello che pensavo che fossero le cose che sbagliavo, quindi sull'altro tipo di fumetto che non è Panda, cioè di base tutto, quindi anatomia, prospettiva, cioè pensavo più braccia nei miei fumetti, che, quindi insomma mi preso a studiare, e poi ho iniziato questo percorso alla Bonelli e alla Bao, questa nuova. Ritmi di lavoro, già i tempi di Panda? No, io ho sempre tenuto, ma già ai tempi dell'Euro editoriale io mi smazzavo almeno 30-35 tavole al mese, erano solo disegnate, però per esempio ai tempi di Metamorphosis io mi sono fatto 320 pagine scritte, disegnate e con i grigi in un anno più o meno, diciamo. Più intanto facevo anche Panda, quindi cioè, a quel tempo pubblicava GP Publishing, quindi... Diciamo, ecco, i capelli bianchi non è perché mi sforzo quando sto al bagno, ecco questo. Diciamo, ecco. Che, scusa, non so. Mi scordo dove sono. Quindi ecco, diciamo. Questo. No, beh, insomma. Ho sempre tenuto ritmi abbastanza, diciamo, pesanti. Ecco. No, però mi diverto così. Scozzeri, nel suo immortale saggio sul fumetto, raccomanda infatti di avere delle mutande pesanti. Esatto, io in genere le giro a un certo punto, così almeno, esatto. E adesso sei però appunto, come dire, sei passato al graphic novel, sei riuscito a fare un lavoro che ha avuto tra l'altro recensioni ottime da tutte le parti e che se non sbaglio è arrivato pure in classifica. Sì, è stato in classifica Feltrinelli, tra i più venduti, ma in realtà diciamo che Michele Foschini, che è l'editore, Bao, è molto soddisfatto più che altro perché la prima tornata di 7.000 copie è quasi esaurita un mese e mezzo dall'uscita, quindi siamo molto molto contenti. E quindi no, diciamo, io sono contento, è una cosa che però, diciamo, io ho una concezione un po' particolare. Come avrei capito, che io questo lavoro l'ho finito a maggio, cioè per me quello era chiuso, adesso questa cosa è semplicemente incidentale, cioè il fatto che io debba girare e presentare, cioè non che non mi vada, per carità, no, certo. Però io diciamo, sto già lavorando per roba che uscirà nel 2018-2019, diciamo, e questo è un po', no, sai, io sono una persona che c'ha l'ansia, quindi esatto. Anche questa cosa è un po', però sì, cioè, sono molto molto contento, però per me ormai è vecchio. No, anche tu comunque fai parte in qualche modo di un gruppo di lavoro, perché prima abbiamo parlato di Super Amici, in realtà a Roma tra Recchioni, Zeo, sì. Insomma. Diciamo io sono un po' un outsider, diciamo, io non faccio parte dello studio, vado soltanto lì a rompere le palle ogni tanto, così a giocare a carte o roba simile, però non faccio parte, sono il socio fantasma, mi chiamano, che ogni tanto, che ne so, una volta ogni due settimane vado lì, chiacchieriamo, pranzo con loro, eccetera. Però in realtà non faccio parte dello studio rosso. Però diciamo siamo amici da tanti anni con loro, quindi ho fatto già anche con Giulio Gualtieri, per esempio, con Homo Minibus prima, che adesso è diventato Killbook per l'editoriale Cosmo, collaboro, insomma, siamo prima di tutto amici e poi colleghi.
Riccardo Torti, io e Riccardo Torti abbiamo cominciato praticamente quasi insieme, cioè c'è un anno di scarto, quindi ci consideriamo quasi fratelli dal cognome diverso. Ecco, quindi, ma no, cioè. Allora ricominciamo il giro con Luca e parliamo appunto dei... Ha detto una cosa quasi sconvolgente, Giacomo, adesso. Ha detto che in un mese e mezzo sono stati venduti 7.000 copie, quasi 7.000 copie. Cioè, questa è una cosa che non deve essere messa sotto traccia. Cioè, fino a Cipi, che ha fatto la prima rottura del mercato, e poi naturalmente Zero Calcare. Quando in Italia si vendeva un libro a fumetti in 2.000 copie, l'editore strabuzzava gli occhi. Veramente stiamo vivendo un cambiamento storico. Pensa che anche Anubi, da quello che ho capito, 2.000 copie ha venduto. Quindi, È veramente qualcosa di sconvolgente, direi sconvolgente, perché in effetti... Sta cambiando proprio il fatto che nella classifica della Feltrinelli ci sia Giacomo, ci sia Sio e Tito Faraci con il loro libro Feltrinelli, c'è la rabbia un po' più distante. Anche la rabbia è in classifica. Sì, anche la rabbia in classifica. Tutto questo è incredibile, cioè, non prendiamolo come una cosa normale. Il fatto che Zero Calcare sia stato... primo in classifica tra le vendite di tutti i libri, è un fatto assolutamente straordinario. E la cosa positiva è che quando questo succedeva si diceva sì, però poi vende solo Zero Calcare. No, non è vero, no, sta tirando proprio lavorata a tanti altri. Anzi, Gibi e Zero Calcare, no, ci sono molte persone che magari criticano questo tipo di fenomeni, no, perché sai, questa cosa, loro secondo me, cioè almeno come la vedo io, hanno aperto una serie di possibilità, di porte, di finestre a persone che prima non avevano mai letto, nemmeno, cioè, non si erano mai nemmeno approcciati al mondo del fumetto, e questo ovviamente, nel momento in cui qualcuno apre la porta di una casa e la lascia aperta, è ovvio che qualcuno si affaccia a vedere cosa c'è all'interno, e questa secondo me è la cosa più positiva in assoluto, si può dire più positiva, sì, più positiva in assoluto. E io continuamente ricevo messaggi, email da uffici stampa di case editrici mai sentite prima, che improvvisamente stiamo aprendo una nostra collana di grafici, no, ma vorrà dire qualche cosa, no, adesso non dico che ci sono degli strumenti di mercato per poter capire, però evidentemente c'è una tendenza che va. Mi ricordo un po' il momento del crunch, quando gruppi come Nirvana, Soundgarden, eccetera, arrivavano ai vertici delle classifiche e tutte le major cominciarono ad aprire internamente una sorta di etichetta indie. Però è un buon segno, in quel momento speravamo che la rivoluzione stesse realmente per compiersi. In realtà poi purtroppo non è successo, cioè il cosiddetto mainstream è ritornato a riprendersi le quote di me. Però è oggettivo che, insomma, come dici tu, quando presso le grandi case editrici, quando Einaudi pubblica un libro come La rabbia, certo c'è Zero Calcare come testimonial dentro, però ci sono veramente una serie di artisti che vengono dal Forte, dintorni, insomma c'è Ratiger, che insomma non sono molto facili, e se arrivano addirittura in classifica è un segno molto forte. Certo, poi direi di più, che quasi il fumetto si sta avvantaggiando del fatto di non essere più un linguaggio giovanile. I ragazzini non lo leggono più il fumetto, proprio non sanno che cosa sia. A parte Topolino, cioè, voglio dire, però non c'è più quella cultura che c'era appunto 40 anni fa. Se voi andate in qualsiasi città ed entrate in un taxi e dite al tassista: va bene, io mi occupo di fumetti, il tassista dice: anch'io lo leggevo da ragazzo. Ma è un fatto proprio statisticamente, il 100% dei tassisti. Allora, voglio dire, questo tipo di cultura non esiste più, però, nel senso che adesso i ragazzi che cominciano a leggere su internet, e su internet non ci sta più la differenza dei linguaggi. I linguaggi si mescolano tra loro, possono leggere cose scritte, possono leggere cose disegnate, possono leggere cose animate, filmate, eccetera, eccetera.
il fumetto probabilmente diventerà una cosa in qualche maniera da scoprire nell'età adulta e da scoprire, secondo me, con piacere come oggetto di carta e come cosa da come un linguaggio da capire, da decodificare. Però secondo me tutto questo va benissimo, va verso, secondo me, un futuro molto, molto più interessante di quello che è stato il passato del fumetto. Cioè, adesso io dico realmente, me ne occupo da quando ero, lo leggo e lo leggo tantissimo da quando ero bambino, adesso vedo delle cose meravigliose che non ci sono forse state mai prima nella storia. E invece vorrei chiedere a tutti brevemente, perché ci fanno già segno che mancano 15 minuti, le criticità, quali sono i problemi che invece si possono riscontrare, tipo la distribuzione, una serie di cose, l'edicola, il fumetto, no? In diversi canali, in edicola, in fumetteria e ultimamente anche nelle librerie di varia, che è il grande passaggio. Sì, forse il problema sta proprio nelle capacità del fumetto di popolare a questo punto, di raggiungere, di mantenersi a un livello accettabile di massa di pubblico. Non c'è dubbio che l'edicola non è più un centro di un punto di incontro come era un tempo. Gli autori si stanno spostando in libreria e lo vediamo molto spesso, come accade in Dylan Dog, quasi la testata cerca di attrarre l'attenzione attraverso la presenza di quegli autori che vanno in libreria, no? È una cosa particolare, come se si chiudesse un cerchio. Quindi, però io credo realmente che quello che manca, secondo me, in Italia nel futuro è la capacità di far diventare il fumetto un linguaggio che vada al di là di se stesso, come invece riescono a fare in Francia. Mi spiego: in Francia c'è una grandissima attività anche nel campo del cinema d'animazione, nel campo proprio anche del fumetto trasformato in qualche maniera in video. In Italia tutto questo è rallentato dalla mancanza di un'industria del cinema d'animazione, cioè la parte cinematografica che potrebbe essere molto utile al fumetto, anche proprio per espandere se stesso, per permettere agli autori di fare tutte e due le cose, come appunto succede in Francia, invece in Italia questa possibilità non c'è, perché mancano i finanziamenti per le opere cinematografiche. Per fortuna adesso c'è una nuova legge sul cinema che è abbastanza interessante sotto questo punto di vista, e però manca un altro anello della catena fondamentale, che è la RAI, che veramente è un disastro sotto questo punto di vista, dal punto di vista sia del rapporto con il fumetto sia della produzione del cinema d'animazione. La RAI è un disastro, sto parlando ufficialmente ai grandi vertici. Sì, è un disastro, ma proprio veramente un disastro. Il tipo di produzione che fa la RAI è vecchia di 40 anni fa, non si rendono proprio conto di che cosa diavolo stia avvenendo dall'altra parte della barricata, cioè da noi, nel mondo del fumetto, e con il loro comportamento assolutamente spaventoso rallentano tutto un meccanismo che invece avrebbe potuto essere interessante. Chiudo: sono stato all'ultimo incontro dei produttori di cinema d'animazione che presentano ai broadcaster europei i loro progetti, si è svolto a Tolosa. La Francia presentava 28 progetti, l'Italia 1, e non era neanche appoggiato dalla RAI. Questo è il senso di quello, cioè, ci hanno battuto 28. Criticità secondo voi? Allora, il tuo discorso non fa una piega, e soprattutto abbiamo una situazione di super fermento, di riproduzioni, fumettisti. Uno dei problemi, a mio parere, è che dovrebbe essere riconosciuta la professione del fumettista. Quindi c'è bisogno di una struttura di fondo. Una volta riconosciuta la professione, una volta che un albo dei fumettisti, per dirlo, no? Come può essere un architetto, qualsiasi altro libero professionista. Da lì poi a cascata si andrebbe a creare una situazione anche di
voglio dire, dire faccio il fumettista in Italia, ti ridono dietro, cioè non capisco neanche che tipo di professione sia. In quel modo si dà anche un po' di dignità forse alla professione, oltre che a dare delle tutele che effettivamente non ci sono per noi fumettisti. Altra cosa è la critica che è inesistente del fumetto. Cioè critica vuol dire non solo dir bene di un libro, ma anche incenerirlo e creare un dibattito. Che, cioè il dibattito è fondamentale anche per la crescita. Sul web ci sono... Sul web, però certo, manca. C'è sempre l'impressione che ci siano persone con dei guanti bianchi che cercano di non rovinare degli equilibri pre-instaurati. E, sì. Guarda che l'attenzione, in questo caso, l'attenzione della critica è un'attenzione che è sempre... va sempre di pari passo con il mercato, non c'è niente da fare. Sì. Adesso che i libri e fumetti venderanno di più, ci saranno più spazi sui giornali per i libri e fumetti. Luca, sì. Penso che mi possa... E poi poi contano anche le persone, perché il fatto di spingere da dentro un giornale, cioè quello un piccolo valore ancora ce l'ha. E poi la terza cosa sono i premi per i fumetti. In Italia ne abbiamo, diciamo, tre importanti, che sono il Guinigi, il Michelucci e il Poscarato. Però cioè, sono anche contraddittori fra di loro, perché in un anno si hanno, che so, tre migliori fumetti dell'anno, tre migliori autori dell'anno. Allora qual è il migliore tra i migliori? Allora facciamo una bella coppa intercontinentale, no? No, questo forse è un po' inevitabile, però è vero che bisognerebbe cercare, credo che Luca questo se lo stia ponendo da diversi anni come problema, cioè il fatto che purtroppo la cosa dei premi non riesce a bucare, no? Cioè non è considerata una cosa importante, rilevante, non se ne parla. Sì. In realtà il premio potrebbe essere, cioè questi tre premi in realtà stanno bene anche così, perché rispecchiano anche dei microcosmi, no? Che so, il Boscarato può essere più verso l'underground, il Guinigi più verso il... tipi di mercati diversi, scremarne una serie per poter aprire poi i mercati esteri, ad esempio, no? Potrebbe essere una soluzione. Certo, questa potrebbe essere una buona idea. Velocissimo, buono. E intanto, se c'è una domanda nel pubblico, avremo tempo per una. Io parlo a livello iper locale, registro che nella mia città ci sono un sacco di fumettisti bravissimi che, come tutti i fumettisti, poi stanno nelle loro camerette e si vedono solo raramente. È una città che ha sfornato GP, tuttora è lenta a capire che il fumetto può essere utile a raccontare qualsiasi cosa. Quindi questa lentezza... La lentezza è proprio una caratteristica italica. Ma guarda, io ho una cosa super veloce con la quale mi renderò probabilmente impopolare, secondo me l'unica cosa, una delle cose che andrebbe cambiate è la percezione che il pubblico ha di alcuni autori o di alcune persone. Il fatto che siccome, questo soprattutto io lo dico perché stando su internet molto spesso mi trovo a dover litigare tra virgolette con persone che pensano che siccome loro comprano i nostri albi allora ci posseggono, oppure possono dire, oppure cioè noi non abbiamo il diritto di dire delle cose che ne so riguardo la politica o le cose, che siccome loro la pensano diversamente da noi in materia di religione, politica o quant'altro, noi non possiamo esprimere la nostra idea per rispetto verso di loro che comprano i nostri momenti. Questo è un problema che secondo me c'è un'ignoranza dietro allucinante, perché io sono un fumettista, ma sono una persona che ha delle idee, quindi se io le voglio esprimere non è che siccome tu mi dai 3,50€, 20€, quant'è che cosa mi metto, io non lo posso dire per rispetto a te. Cioè, questa è una cosa che va, e questa è una cosa che non vivo soltanto io, ma moltissimi autori che hanno una forte presenza su internet e che si trovano in questa situazione. Quindi ecco, cioè, nel senso, io ringrazio ovviamente tutti quanti le persone che comprano i miei fumetti e spero le piacciono, ma questo ovviamente non mi farà cambiare idea su tutta una serie di cose, semplicemente per il fatto che loro la pensano di essere da me. Tutto qua, fine. No, assolutamente sacrosanto. Allora, una domanda, l'unica, veloce. Non c'è forse un problema di come viene comunicato il fumetto, cioè manca l'educazione del lettore? In Francia c'è un'educazione molto forte dei lettori, quello che fa XL ad esempio è molto pregevole, però è sul cartaceo, tende ad avere poco sviluppo sul web, che attualmente è il posto dove c'è la maggior comunicazione
tempo reale, e dove sul web abbiamo blog, microblog, forum, dove si dice tutto il contrario di tutto, ma il problema è che chi scrive, per quanto lo faccia con le migliori intenzioni, non ha le competenze di un giornalista professionista, di una persona che ha anche alle spalle la possibilità di poter criticare, però a ragion di fatto, un fumetto, ed evitare soprattutto quello che è l'errore più grande, che è quello di confondere l'autore con il fumetto che sta creando, che poi porta appunto a critiche che non sono legate al fumetto, ma magari all'idea politica o al pensiero del... Quindi com'è che si educa? Perché secondo me la vera differenza per raggiungere il pubblico giovane è proprio anche quello di educarlo al fumetto di qualità. Come ci si arriva? Mi sa che devo rispondere io a questa, perché... in realtà purtroppo XL non esiste più cartaceo. Ha fatto Panini adesso questa pubblicazione dedicata ai fumetti, e noi ne siamo veramente felici, perché è una sorta di testimonianza che, come dire, racconta quello che in questi anni XL è riuscito a fare, pubblicando per l'appunto su carta, quindi dando una visibilità forte, perché comunque la carta resta, a tutta una serie di artisti che veramente venivano dall'underground, che non conosceva nessuno. Noi abbiamo pubblicato sul secondo numero di XL la prima storia introvabile di Zero Calcare, che adesso trovate appunto in questo volume. Ma adesso Zero Calcare è diventato Zero Calcare, ma abbiamo pubblicato tantissimi artisti che non avrebbero trovato spazio da nessun'altra parte, che hanno avuto una visibilità molto grande grazie a questa cosa. In realtà online Repubblica XL è presente soprattutto sul versante Facebook, dove però sviluppare una discussione, come ben sapete, come comunque anche Bevilacqua raccontava, è difficile, molto difficile. Il mezzo in sé nasce per quello e darebbe delle possibilità fantastiche. Alla fine c'è stata addirittura una copertina, non mi ricordo più se dell'Economist, che diceva: internet è conquistata dagli haters. In qualche misura è difficile riuscire a sviluppare un dibattito. Detto questo, perché nasca, e sarebbe una bellissima cosa, all'interno di internet un mini sito dedicato al fumetto nel mondo Repubblica, sarebbe una cosa fantastica. Qual è l'unico modo per ottenerlo? È cliccare tantissimo i pezzi dedicati al fumetto che escono su Repubblica, in modo tale che la gente, cioè gli amministratori della pagina, si rendano conto che, attenzione, c'è una richiesta da parte del pubblico per il fumetto. State tranquilli che questo si traduce immediatamente nel dare più forze a chi di fumetto si occupa, e quindi a creare mini siti e quant'altro, insomma. Comunque, la presenza di Repubblica, che quest'anno per la prima volta ha stretto una partnership con Lucca Comics, e che è il motivo per cui noi adesso siamo qua a parlare, abbiamo fatto altri 4 incontri di questo tipo, è un primo passo forte in questa direzione. Per cui sosteneteci in questo, voi che siete qui sapete che quanto più attenzione date all'interno, soprattutto della parte online dedicata al fumetto, alle cose che facciamo, e soprattutto magari alle cose tra virgolette più piccole, tra virgolette, non Zero Calcare, cioè se parliamo di Anubi, se riusciamo a parlare di Anubi su XL, o meglio ancora su Repubblica.it, bene, condividete, diffondete, eccetera, e è uno dei modi per riuscire ad ottenere qualcosa. Questa è una battaglia che io e Luca facciamo da tempo, no? Adesso sapete di avere una missione. Bene, grazie mille a tutti per essere venuti, e potete rivedervi per l'appunto su Repubblica XL. Abbiamo registrato tutto.